qua per le sigle in questa ottava, anzi nona, credo, puntata di Pensca dice che ci vorrebbe un coro, ci vorrebbe il coro dei cori, poi ne parliamo e via dicendo, ma lo faccio presentare l'ospite, cioè d'onore. Ora mi hai detto no. buonasera. Mi hai detto che la nona puntata, e non potevamo che avere un bomber di razza. No, assolutamente. Cioè, e quindi no, lo devi nominare, abbiamo... tu lo devi presentare, allora, tu. No, ti spiego subito. Ecco. Come hai fatto tu nella presentazione su Facebook, no? Lui è noto per tanti, tra virgolette, nomignoli, no? Per me è il maestro, perché io con lui ho avuto anche un rapporto di lavoro, perché lui mi ha costruito casa. Ah, e quindi io lo definisco maestro anche per la sua, diciamo, arte nel suo lavoro, no? Dopodiché lui è il maestro, perché nessuno può dire che il movimento della curva, inteso organizzata in una certa maniera, con delle coreografie che ancora si vedono nelle case, nei negozi di tutti noi crotonesi, stracolmi, ecco. Quelle immagini, bravissimo. Cioè, sfido chiunque a dire che no, non è stata opera sua. Assolutamente. Quindi... poi è maestro dell'anima, no? Perché se... ma lui è un bravo ragazzo, lui è una brava persona, lui aggrega, lui è il collante della curva. Lui, adesso che si è allontanato, quando si riavvicina, si vede. Mio figlio che sta praticando la curva mi dice, quando si ritira dallo stadio, papà, è salito Sebino per 10. L'hai già nominato. Senza nulla togliere a quei ragazzi che hanno, diciamo, nel periodo in cui lui non è stato in curva, hanno comunque mantenuto alla grandissima, no? Ringraziamo. Tra l'altro si sentono tutti. Assolutamente. No, ma poi lo sai cos'è? È che magari se tu parli con chi ha condiviso questa cosa... con il maestro, nessuno ti dice che non ha la leadership, no. E quindi è inutile. Ora, tra l'altro, veramente ne vorrei approfittare per raccontarti. Perdonami un secondo, per raccontarti un piccolissimo aneddoto. Tra l'altro, sono omonimi, ecco. Quindi chi aspetta con. Ok, il 2010 eravamo in Serie B. Andai a cena con un calciatore, io, era un mio cliente, e andammo a cena assieme, a casa sua. Mentre si cenava, in televisione c'era la trasmissione su RT che parlava, e c'era lui ospite. Gli ho detto io, Nicola, Beati era, si sta sebbene, ma a un certo punto gli squillerà il telefono. Ed è Scipione. Ma che stai dicendo, in diretta? Sì. Arrivo alla telefonata. Comunque abbiamo parlato. Ha detto questa cosa perché in questo dovevamo momento, prendere tempo. Perché lui stava parlando al telefono. Quindi chi è con noi? Il maestro. Innanzitutto grazie per essere con noi. So che tu. È un piacere. No, so che tu non sei. Sono restio. Sì. Alle interviste, però per te lo faccio, per la milizia che mi lega Giorgio. Assolutamente, c'è un rapporto anche qui, l'abbiamo raccontato proprio con Mister Massimino Drago, no? Che... Number one. Per quanto riguarda noi, gli ultras si ricordano con affetto Massimo in particolare, anche se c'è da dire, non dimentichiamo Morrone, l'anno della C2, non dimentichiamo Gasperini e non dimentichiamo Ivan. D'altronde le altre persone sono passate giusto così, non li riconosciamo. Come i giocatori, magari sto bruciando le domande, come i giocatori a noi, diciamo, che sono rimasti veramente nel cuore, Vito Grieco, il Cobra, è inutile che lo diciamo, e poi altri ragazzi come Vito, Sandro Porchia, Francesco Rossi, insomma negli anni sono stati veramente ragazzi che, tanto per iniziare, veri uomini, quelli che adesso sono bravi ragazzi che mettono la volontà, però non li paragono ai giocatori del passato, specie quella squadra della C2, avevamo una squadra di killer, di veri uomini, capito? Che
che c'avevano un attaccamento, però è anche un po', diciamo, figlio dei tempi, no? Figlio dei figli del frigorifero pieno, io certo, li chiamo, certo, no? Certo. Ma è cambiato tutto il sistema, quanto vedi i giocatori, adesso non ci sono più i giocatori che giocano una via con la stessa squadra, l'ultimo mi sembra che sia stato Totti, poi del resto non ci sono più uomini in bandiera, sono giocatori che giustamente 2, 3, 4 anni vanno via, perché è giusto che cambino aria, solo questo. Facciamo un passettino indietro, io te l'ho detto prima perché io personalmente sono legato a mio zio che mi portò per la prima volta all'uscita e poi l'andata in curva l'ho fatta con quello che dà il nome alla Sud, certo. In quel che è Giorgio Manzulli. Certo. Chi è stato per te, con te, Giorgio Manzulli? Giorgio in primis è stato il mio professore di educazione fisica ai tempi dell'Alcameone. Quindi c'era già un affetto al di là dello stadio. Poi magari quando abbiamo iniziato nel 94, 93, 95, quel periodo là, e Giorgio era colui che era una persona insomma di un certo rilievo, nel senso che era una persona seria, una persona bella, era un professore di scuola e gli volevamo tutti bene, era una persona rappresentativa, ma non era un ultras che, diciamo, mi sono spiegato bene. Assolutamente. Era l'amico di tutti e ci siamo sentiti in dovere nei suoi confronti e della sua persona di indietrogli la curva, anche perché lui proprio dal punto di vista che hai raccontato tu, no? Aveva questa capacità e, no, sì sì, alzati che andiamo da Giorgio, sì sì sì, sì, tengo una cinquantina d'anni pure io, quindi oramai 50 anni non sentirlo. E dimostrava un po' quello che dicevi tu, no? Che lui da era uno sportivo, innanzitutto, sì, perché era un grandissimo tennis, sportivo. Professore, però si calava con voi, sì, dentro quello che tu ami chiamare certo, stile di vita, certo, no? Che è quello della fratellanza, innanzitutto. Perché tu sai come ragiono io. L'essere ultras non è da tutti. È uno stile di vita. 2 anni, 3 anni, 4 anni lo possono fare tutti. L'ho fatto mio figlio. Cioè, tu pensi che mio figlio, sono 10 anni che non va allo stadio Crotone e c'ha 80 trasferte. Quindi magari uno stile di vita, no? Dopo il papà c'era mio figlio, i miei nipoti, e adesso abbiamo anche un bel gruppo. Questi ragazzi cresceranno veramente bene. Come infatti noi vecchio guardia siamo ritornati giusto per far capire loro come si devono muovere. Poi che vuoi, l'incomprensione ci sono, però ci sono sempre io a ricucire tutto. A dimostrazione domenica quando sono seduto sul palchetto ho dato dimostrazione di attaccamento alla gente e a questi ragazzi, perché hanno veramente bisogno questi ragazzi, capito? E diciamolo, perché poi voglio partire con te, io, la prima volta che proprio mi hai insegnato questo concetto, no? Cioè che il Crotone ha bisogno della gente che ha fame di Crotone, certo, che ha fame di sentirsi comunità, che ha fame di sentirsi un corpo solo, no? Anche perché purtroppo, per i motivi che dicevamo, oggi come oggi altre scuse purtroppo non ce ne stanno. Guarda, io penso, e non lo penso solo io, tutta la città, no? Cioè il Crotone è l'unica vera realtà che noi abbiamo qui, purtroppo. E ritornando in C, guarda, mi dispiace tantissimo, però forse è meglio, dirò una stupidaggine, forse magari qualcuno mi condannerà, però io ti dico che è meglio ripartire da zero per ritornare grandi. E un po' lo spirito, andiamo sempre, ringraziamo il benedetto Lello che ci permette. Giorgio, no, noi abbiamo fatto di questo pensica, dice che... Ecco. Qua c'è un altro pezzo di curva, attenzione. No, l'altro pezzo di curva è un pezzo grosso, ma nel senso... È un pezzo grosso... Assolutamente sì, no. No, vabbè, poi fra l'altro te lo può dire lui da quando ci conosciamo con quel pezzo grosso lì. Andiamo avanti. Giorgio, diciamo di questo senso di comunità, no? Noi nasciamo con questa rubrica proprio per sottolineare questo aspetto, no? E Sebino veramente è il bomber, no? Di un modo di intendere questa città, che purtroppo questa città, per i motivi che ci diceva Sebino, sembra ci dia meno occasioni per farlo. Ma per te personalmente, chi è Sebino, a parte allora, la premessa che... No, dobbiamo continuare con quella che era la premessa, no? Perché ora è facile dire chi è Sebino, oggi, nel 2022.
Quando invece Sibino, no, saliva su quel palchetto a fare il discorso, e stiamo parlando quando la squadra era ancora nei dilettanti, c'era la gente che andava allo stadio prima di vedere la partita per il suo discorso. Le signore, le mamme, lui è stato il capostipite. Chissà, pensi che dici che il capostipite del fatto che la curva a Crotone è frequentata dalle famiglie. Verissimo. Perché la mamma, il papà non aveva nessun problema a mandare il ragazzo in quella che poteva essere un ambiente, no? Visto quello che si vedeva in televisione, ma per fortuna a Crotone noi questi problemi non li abbiamo mai avuti. Però lui è il capostipite di quella che è appunto la convivialità nella curva. Che ha un linguaggio diverso da quello che può avere, no, è col calare. No? Come no? Ma perché? Anche nei momenti di difficoltà, no? Io me ne ricordo uno su tutti, quando col Venezia fu buttato il petardo all'interno del campo, no? Il portiere del Venezia fece quella sceneggiata. In tanti hanno inveito contro la curva, perché comunque è partito da quel settore il petardo. Lui è salito e ha mantenuto la calma. C'era un tremolo persone da sopra. Cioè, non con i sistemi di sicurezza che c'è, che ci sono oggi. Perché poteva degenerare, perché poi le parole grosse sono volate. Assolutamente, assolutamente. Invece non è successo niente grazie a quest'uomo. Sibino, vogliamo ricordare, prima di andare a commentare, a vedere, non sta entrando un altro pezzo del Crotone che comunque ha il suo perché, prima di entrare, no, in un'altra parte, non è che scappi, un'altra decina di minuti, ma vogliamo parlare di quel soggettino lì, seduto con Carlo, rivendicato... È una persona per bene, veramente, è un buon ordinatore, è una persona veramente buona, 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 disponibile con tutti i ragazzi, tu se tu lo vedi... Quanti te ne sei cresciuti, Sibino? Vabbè, tantissimi, ancora oggi, io ti ripeto, non sono più parte attiva, diciamo, tutti i giorni. Però, diciamo, in linea di massima ci siamo quei 10 grandi che stiamo cercando di sostenere questi ragazzi per far sì che loro crescono bene, capito il discorso? E soprattutto mantengano, perché ho sentito parlare di altre, ma vogliamo ricordare che le barriere che non ci sono allo stadio di Suicida è merito della curva sud e di come si è comportata in tanti anni. Sì, ma non fa parte della nostra ideologia la violenza, no? Cioè la nostra ideologia è l'accogliere, l'accoglienza e l'aggregazione, sono tante queste belle cose, perché come ti diceva Giorgio prima, cioè se tu vuoi ragionare a Crotone non è una curva ultra. Sì, mi spiego meglio, forse magari poi capiranno diversamente. Perché ci sono gli esperti che seguono, e pure i ciotto, no? La cotonese. Cioè, no, Crotone, essendo che è un paese di 50.000 abitanti, 60.000, quella che è, non possiamo dire siamo una curva ultra di 3.000 persone, no, è impossibile. È una curva dove ci sono un buon numero di persone che fanno gli ultra, insieme ai piccoli, ai grandi, e la storia passata. Però ti ripeto, la paura di un leader, di un lanciatore, qual è? Tu non so se sei venuto domenica allo stadio. Certo, io sono seduto 5 minuti sul palchetto perché era doveroso dopo i fatti di Catanzaro, perché magari tutti i media ci hanno tirato addosso cose che magari noi non abbiamo fatto, non fanno parte della nostra ideologia quelle cose lì, rompere la testa a un poliziotto, anche perché è un poliziotto amico tra virgolette, no? Fra l'altro l'intervento è stato proprio, cioè il parapiglia che c'è stato è stato proprio che ci sono stati gli ultra che si sono arrabbiati, gli ultra veri. Quel cretino là sopra io non l'ho visto, se non gli permettevo di fare quella cosa, che si è tolto tutto di fuori, cioè cose che non esiste. E poi diciamo stuzzicava i ragazzi e ci è sfuggito un po' di mano la situazione, però ti ripeto, quelli non sono gli ultras del Crotone, quelli sono, è stata una persona che è venuta a Catanzaro, si è ubriacata, perché lo dico così, si è ubriacata e non ci ho capito un cazzo, scusami la vocalità. No, è bene raccontarlo. Per quanto riguarda il ferimento del poliziotto,
ci dispiace tantissimo, cioè, figurati, lo conosciamo benissimo, ci siamo cresciuti a Crotone, no? Ci, no, ha tenuto a sottolinearlo anche lui che non era un ultra. Figurati se noi volevamo il male della gente, no? Perché ti ripeto, è una persona che abbiamo un ottimo rapporto con tutti questi ragazzi della polizia, figurati. Però purtroppo, cioè, c'è stata una pecorella smarrita che ha fatto questa azione di cacca, questo è il discorso, ma noi ci dispiace tantissimo, ecco perché ti dicevo. È stato doveroso da parte mia risalire di nuovo sul palchetto, ma non per lanciare i cori. Poi i ragazzi hanno potuto, zio, lancia un'armata tua, però io fondamentalmente per parlare con la gente, per fargli capire la situazione, perché poi a giudicare i ragazzi, siamo bravi tutti, no? Cioè, le cose concrete te le ho detto io come sono andati lì a Catanzaro, capito? Assolutamente. Cambiamo discorso prima di andare a sentire anche il bravo ragazzo. Un altro bravo ragazzo. Ah, il bravo ragazzo, vieni qua, ti sei alzato, è finito. È vietato entrare. È vietato fumare in generale, lo dice un fumatore. E com'è la vedi la squadra quest'anno? No, io ti ripeto, no, magari che parlo anche l'erda, cioè voglio. Abbiamo fatto 31 punti, quanti punti abbiamo? Non ricordo bene, 28, 30, 31, ma non sono tantissimi, preciso. Sono, cioè, tantissimi. Come fai a parlare? Sono più delle altre due prime. Come fai a parlare, no, di un mister che sta vincendo, tutti questi tecnici di Coverciano qui a Crotone, cioè, poi magari ti dicono, ma come mai stai giocando al numero 4 quello? Magari lo guardi per pezzi, che c'entra il numero? Capito il discorso? Magari sta a parlare gente che non capisce niente di calcio. Dice, ma l'erda non è buono, perché? Noi dobbiamo sostenere la squadra, al di là poi se la società, penso io, si renderà conto che l'erda non è l'uomo giusto, prenderà provvedimenti. Non penso che farà lo sbaglio di Mourinho dell'anno scorso, perché l'anno scorso avevamo Mourinho noi, non so se sai, capito? Quindi io non penso. Cos'è, lo chiamavamo Cos'è? Le hanno Matteo Mourinho, hai capito? Però ti ripeto, io mi sembra una persona preparata. Poi non è giusto che noi condanniamo una persona dove sta lottando fino a tutti i giorni. Cioè, che dobbiamo dirgli a questa persona? A me mi sembra che i giornalisti di Crotone, cioè, non difendono abbastanza la nostra squadra. Siccome. Tu bisogna vedi essere quelli, onesti. Tu vedi quelli là a 60 km da noi che nemmeno li nomano, quelli che dicono la storia. Ma era un bambino di 5 anni quando loro erano nella storia, no? Cioè, la storia dice che è il Crotone attualmente. Comunque, lasciamoli stare, li facciamo vivere di sogni, no? Perché loro sono convinti, loro. Palanca avrà un 90 anni adesso. Mio papà era un giovanotto quando andava a Catanzaro, è morto che sono 7 anni, quindi che storia stiamo parlando? La storia è altra adesso. Capito il discorso? D'accordissimo, no? Però devo specificare per onestà, perché siccome. Ieri ho ricevuto, devi sapere, Biro, degli insulti che mai su Crotone Informa ho ricevuto, perché ho detto aperta mini crisi, no? Sul risultato, sulla prestazione ripetuta. Diciamolo, c'è anche il modo di criticare senza buttare la croce né su Mister Lerda né su nessuno. Il Crotone sta facendo un gran cammino in campionato. Certo, vorremmo vedere sempre quella determinazione. Io, no? Per esperienza personale, no? Sai chi sbaglia? Chi lavora? Chi non lavora sul serio non sbaglia mai. Io penso che dovremmo dare più fiducia a questo mister. Cioè, ti ripeto, io nemmeno lo conosco, capisci? No. Però no, è giusto che questa persona venga tutelata. Non è corretto che poi, se non ti piace, è un tuo parere personale. Però i fatti sono questi. Ancora attualmente lui è al terzo posto. Cioè, la prossima c'è Catanzaro Pescara. Assolutamente. Può essere che noi andiamo a Viterbo e perdiamo, ma ci può stare. Sì, il campionato finisce a giugno, a maggio, quando finisce? A maggio, poi c'è i playoff. Poi... Io, come dicevo in curva, no? Noi non è che abbiamo perso la guerra. No. Se avevamo perso la guerra, abbiamo perso. Abbiamo perso la battaglia. I greci, quando battaglia, hanno perso. Tantissimo. Però alla fine hanno vinto. Anche perché, come dici tu, solo chi le combatte le battaglie, esatto, poi può vincerlo o perdere. Per quanto riguarda l'Erda, io ho questo pensiero. Abbiamo perso la seconda battaglia, perché la prima battaglia a Pescara abbiamo vinto. Lui dice sul terzetto, lo conosci Carletto, non è? Abbiamo detto di Giorgio, giusta osservazione quella di Carlo, giustissima osservazione, cioè, noi dove siamo andati alla fine, cioè, no, ci stiamo facendo rispettare ultra. Tranne Foggia, che è stata una partita, diciamo, a sé, no, questa della Coppa Italia, ma in campionato è stata una partita a sé, lì non abbiamo giocato, però ci può stare, non sbaglio, no? Assolutamente. Gaetano, no, per tutti qua dentro non lo diciamo però Gaetano, no, l'ha detto peraltro Mister Drago, peraltro, quindi, ha raccontato, no, chi è
stato e chi è ora ancora oggi Sebino? Beh, Sebino è un leader indiscutibile. È la cosa che ti dimostra che è un leader, che si è messo a servizio dei ragazzi da sotto per far sì che questi ragazzi possano crescere. Là ti dimostra il vero leader, no? Perché di solito il leader si vanta. Poi il nostro motto è essere di mascherina. E lui è stato una ragazza. Perché io continuo a ribadire quello che ha detto lui prima, perché ancora vedo un po' di deficienza da parte di alcuni, che questi ragazzi vanno aiutati in un modo spasmodico, perché sono ragazzi che ci mettono il cuore, che durante le feste noi stiamo a casa, noi ci metto anche io in mezzo, assolutamente, e loro immaginano chilometri, come succedeva l'anno scorso con Cosè, e loro arrivavano qui in aereo, si facevano le feste, i ragazzi erano sulla strada. Tu mi dirai, ma li paga qualcuno? No, solo per amore di questa città, la nostra città. La preparazione degli striscioni, la preparazione dei cori, le prove, tutto quello che c'è, e ti posso assicurare, ripeto, io me li difenderò sempre a spada tratta, perché sono ragazzi formidabili, sono ragazzi che hanno capito che cos'è la mentalità ultras, anche se è cambiata dai miei tempi ai suoi tempi. Allora parlavamo di frigoriferi. È cambiato in un modo indescrivibile, perché, ma in tutta Italia è cambiato. Assolutamente. Ma è cambiato l'uomo. E loro giustamente si devono adeguare a quello che fanno gli altri. Però, come diceva Giorgio prima, nella nostra curva non è mai successo nulla. Assolutamente. E questo è un vanto, perché io ne ho fatte trasferte. E quando tu esci da uno stadio, Bologna, Olimpico, Genova, tra gli applausi della tifoseria ospite, cioè, io non ho mai visto gente, no? Io ancora di Napoli, cioè, la terza volta quando praticamente è stato... Quindi tutto quello che poi viene dai nostri corregionali, io li lascio... Non mi interessa la cosa. Passiamo oltre. Siamo molto oltre. Ti voglio fare... leggermente edulcorato, vogliamo dire che proprio 10 minuti fa me ne hai cazziato violentemente per ti ho cazziato perché e mi permetto di farlo fraternamente nella nostra amicizia, ma l'ho fatto con altri anche via WhatsApp e via messaggi, perché una cosa a cui devo, e non lo faccio per piagnoleria oppure perché sono legato alla famiglia Vrenna o sono legato soprattutto alla maglia della mia città, io vado allo stadio quando avevo 6 anni e ne ho 52, dico che voi giornalisti dovete eliminare i pennivendoli che alla prima occasione parlano e criticano male. Stamattina io leggevo sui social crisi, l'hai scritta tu, ma altri ho sentito dire che Lerda non è capace, e come diceva Sebino prima, cioè, di che stiamo parlando? Abbiamo una media punti di 2.87 negli altri gironi, noi eravamo primi in classifica con 10 punti di distacco sugli altri. Il nostro è un campionato a parte, perché ci sono 3 squadre marziane: Catanzaro, Crotone e Pescara. Quindi, e noi stiamo tenendo una buona media, stiamo tenendo una media un'ottima vertice. Assoluta. Quindi criticare, ma perché uno ha fatto giocare a Chiro? Dice che Chiro già siamo arrivati con mister, ma pensa che sono fatti che a noi non ci riguardano. E soprattutto, ripetevo, e ti faccio la battuta che ti ho fatto a te, sulla montagna, se quella squadra dovesse perdere 10-0, il giorno dopo su 30 giornalisti, 31 scriveranno che il colpo di l'albero, che era colpo dello stadio, che ha svenuto il giocatore, non diranno mai una parola contro la propria squadra. Su questo ci facciamo una puntata a parte, perché io non sono, sono d'accordo con te che fanno così, si fa così, ma grazie. Sì, ma grazie. Grazie a Franco Razionale. Franco Razionale era l'unico che il Crotone giocava bene, giocava male. Era sempre era la squadra più forte. È un modo di pensare e di vedere anche alla professione del giornalismo, Giorgio, no? Perché pure tu dicevi come mica sono, no? Uno deve anche viaggiare sulla dimensione che ha a disposizione, no? Anche questa è una mentalità, diciamo. Allora, Procolo, a me stasera ha fatto piacere anche questo, tra virgolette, chiarimento che abbiamo avuto con Gaetano, no? Perché poi se si ha a che fare con persone per bene, se il giudizio che uno esprime lo fa in modo educato e corretto, e ci mettiamo anche competente, ci sta tutto. Quindi anche la critica che tu hai mosso ieri, perché ora fuori onda, diciamo, ne abbiamo parlato con te e hai chiarito delle situazioni, eccetera, eccetera, no? Che io rispetto, attenzione. Per cui
si deve fare un passettino indietro sulle nostre discussioni, su quello che è stato la discussione nel dire sempre amiamola di più questa città, amiamola di più, che poi il resto passa, no? Perché se tu vinci una partita su un calcio di rigore al 94esimo regalato, ti restano i 3 punti. Tutto quello che c'è stato nella partita viene dimenticato subito. E questo, e questo è il calcio di oggi. Sebino, grazie veramente per averci dato... È stato un piacere per me. No, no, è avere proprio la possibilità di capire e di comprendere. Sai che ti stimo e te l'avevo promesso, no, da adesso, quando hai intervistato Massimo. Sai, assolutamente. Ogni promessa è un dovere per me. E questo è un onore veramente, perché poi, ecco, significa... perché poi è il nostro sale, e questa è la cosa che condivide Lello, che sta sempre dall'altra parte della, della barricata, lui, stiamo parlando assolutamente, che la verità significa anche sapersi calare nei panni dell'altro, certo, non solo avere il giudizio da fuori, no? E voi mi avete regalato, tramite Gaetanino Scicchitano, tramite te, tramite tanti... Poi ti ripeto, che magari non te l'ho detto, io al discorso che ho fatto domenica in curva, mi sono preso le colpe su tutto, perché un vero leader che ragiona così, senza per far pesare ai ragazzi la partita di Catanzaro, perché è stata una partita un po' anomala, abbiamo passato una settimana un po' terribile, ti dico la verità, i ragazzi erano tutti molto giù, però ho cercato di farli riprendere, io penso, credo sicuramente che ci sono riuscito, e ti ripeto, la colpa è stata solo mia e di nessuno più. Per quanto riguarda il tifo, capito? Da papà l'ha fatto, e quindi grazie Sebino. Grazie a voi. Giorgio, io mi devo soltanto intromettere su una, sì, un piccolissimo, io conosco un altro tipo di Sebino. E certo, lui adesso giustamente, no, ha voluto anche smorzare la tensione di quella che si è venuta a creare negli ultimi giorni tra la trasferta di Catanzaro, qualche articolo scritto da qualcuno, non ritorniamo, e quindi è giusto che la giornata di pensi che dici che sia andata così, però l'aneddoto lo devi togliere. No, l'aneddoto mi ha raccontato delle cose, no, ma delle cose tipo un pane e mortadella nella faccia del questore di Salerno. No, che detta così sembra una cosa fatta, invece era in complicità. Se tu la dici così, qua deve intervenire l'esperto di comunicazione. Se la racconti così sembra che ha litigato con il questore. No. Era quando proprio c'era il riconoscimento di poter parlare da uomo a uomo, e il questore, quel questore. Ma ancora oggi. Sì. Bisogna sapersi porsi, perché giustamente loro fanno il loro lavoro. Ed è giusto che facciamo. Tra l'altro fanno veramente un lavoro, soprattutto in queste occasioni, Noi, ripeto, a Crotone abbiamo avuto sempre, diciamo, giustamente loro sono la polizia e noi siamo il tipo organizzato, c'è stato sempre un tipo di rapporto, diciamo, di collaborazione, esatto. La collaborazione si può fare anche, anzi, con i ruoli differenti. Perché alla fine sono persone che poi sono tifosi del Crotone. Al di là che fanno i poliziotti, ma sono tifosissimi del Crotone, ti ripeto, sono ragazzi che conosciamo bene, almeno quelli attuali che vengono in curva, sono ragazzi che conosciamo benissimo, tutti sono ragazzi di Crotone, quindi figurati se noi andiamo contro i crotonesi, capite il discorso? Assolutamente. Anche se non fa parte della nostra indole attaccare la polizia, perché noi siamo stati sempre una tifoseria abbastanza tranquilla, tu pensa, non so adesso, ma negli anni passati i dirigenti della Digos di Crotone a me, pensa che mi chiamavano il capo buono, capite il discorso? Capo buono è una bella cosa. Assente. Per chiudere. Basta che quando non uno... te ne esci con... Quando uno dice l'ambiente che si è creato nella curva, no? E quindi il dialogo che uno poteva avere tra chi rappresentava 3-4 mila persone che lo ascoltavano proprio a... Ma tu l'avresti i figli, ma ascoltami. No, Isè. Un suo cenno era unico per tutti. Sono nati i miei figli. Allora nascono i miei figli, io ho fatto uno striscione, i facciolini fanno O, e per il rispetto che porto nella sua persona e per appunto sottolineare la sua leadership, ho chiesto il permesso di esporre questo striscione. Che fra l'altro ancora è in foto. È in foto, eccetera, eccetera. Cosa che lui ha accordato, al che una signora, Zoe, gli ha detto: se
e quando è partito io me l'ha fatto la gola e lui da sopra. Sì, signore, però lui me l'ha chiesto prima. Cioè, quindi c'era questo. Quindi c'era, come se fossimo questo a casa. Interagire, sì. No, perché bello, appunto si parlava tranquillamente. No, si faccia vedere lei, si faccia vedere, che lo so che ce l'ha con me anche lei. No. Che lei è uno di quelli non che. Non potrei mai. Grazie, sì. Grazie. Non potrei mai. Un saluto a un altro pezzo delle FC Crotone Calcio. Ciao, 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 ciao. Alla prossima. Dovremmo trovare il regista, perché il bomber allora, l'abbiamo trovato. Allora, guarda, sì, dobbiamo trovare il regista in tutti i sensi, perché io una volta mi sono messo il lusso di difendere Lello. Sta diventando indifendibile. Quasi, quasi. Quindi ci deve portare il regista lui. Sì. Va bene. Sì, ok. Deve portare il regista lui. Alla prossima!